Bibbia, sediamo un momento e ci rallegriamo gli uni gli altri nel vederci, ci accogliamo gli uni gli altri come fratelli, figli dell'unico Padre, e non vogliamo considerarci quali siamo come uomini, perché siamo tutti diversi, ognuno di noi può fare una valutazione diversa, tu sei quello, tu sei quello, tu sei quello. Possiamo anche ricordarci dei difetti, dei pregi, e avere una valutazione diversa gli uni degli altri, potrebbe questo anche ostacolare la nostra comunione. Invece dobbiamo riconoscerci secondo lo spirito, non secondo la carne. Ci dice San Paolo proprio nella lettera ai Corinzi che io neanche Cristo voglio riconoscere secondo la carne, perché ormai siamo creature nuove. Probabilmente Paolo aveva conosciuto, incontrato Cristo, così quando era studente a Gerusalemme, era ospite della sua sorella, poteva avere un 15 anni, per cui dice, se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso io lo conosco secondo la fede, secondo quanto Egli mi ha detto quando mi è apparso, è stato con me. E non dobbiamo riconoscere nessuno secondo la carne, perché siamo creature nuove, nuova generazione. In Cristo Gesù non c'è né uomo né donna, ecco, il sesso non conta più, né barbaro né scita, né greco, cioè non c'è una nazione diversa, non c'è piccolo grande, dotto ignorante, ma tutti questi valori umani sono superati. Noi siamo tutti membra dell'unico corpo, tutti figli dell'unico Padre, per cui siamo nella nuova generazione, in cui le categorie della vecchia generazione non contano più. Se noi ci guardiamo con questi occhi della fede, e allora tante difficoltà nell'accoglierci che saranno, perché ci guardiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito, e non conta quello che eravamo ma quelli che siamo ora, né conta quelli che eravamo ieri sera e neanche come eravamo questa mattina, ma quello che siamo ora davanti a Dio. E allora, uniti nell'unica fede, nell'unico amore, accogliamoci gli uni gli altri. E come ci ha detto il Signore nella preghiera, viviamo nel santo timor di Dio, perché questa è la vera saggezza. L'inizio della sapienza è il timore del Signore. Il che significa che dobbiamo vivere in quell'amore a Dio, che temiamo di offenderlo con i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri comportamenti, non perché abbiamo paura di Lui, ma abbiamo tanta riverenza, tanto amore verso di Lui, che non vogliamo offenderlo in nessuna cosa. Camminare umilmente con il nostro Dio. Michea diceva, ti insegno, uomo, quello che il Signore esige da te, praticare ciò che è giusto, vivere nella pietà davanti a Dio, cioè nella preghiera, nella
rapporto filiale e camminare umilmente con il tuo Dio. Signore, ci raccomandava di essere umili, perché l'umile piace a Dio e piace agli uomini. Con l'umiltà non si sbaglia mai. Chi è umile non sbaglia mai. Per cui la prima grande saggezza è essere umili, riconoscerci nulla, riconoscere i nostri limiti davanti a Dio e rispettarci gli uni gli altri, ecco la giustizia. E poi essere tutti dediti alla preghiera, ecco la pietà. Rispetto verso gli altri, amore verso Dio, umiltà nei nostri riguardi. Ed è così che noi siamo saggi. Questa sera chiediamo al Signore questa saggezza, questa sapienza, questa umiltà, perché è in questo atteggiamento che fiorisce la lode. Il Signore viene lodato da un popolo umile. Il Signore sta con gli umili, non sta con i superbi. E allora, fratelli e sorelle, noi ci accogliamo gli uni gli altri con tanta gioia, perché la nostra è una riunione di gioia. Ci ritroviamo fratelli, per cui accogliamoci gli uni gli altri con grande amore e poi lodiamo il Signore, l'unico Signore. Questo è il momento di riconoscerci e poi di lodare il Signore. Mentre noi lo lodiamo, il Signore ci purifica dei nostri peccati. E allora, se ci alziamo, noi possiamo darci la mano e riconoscerci fratelli, fratelli in Cristo, figli dell'unico Padre, ma con grande gioia, e dobbiamo guardarci negli occhi. Cioè, non è un rito soltanto, ma è rivivere una realtà in cui ci troviamo per Gesù. E allora guardiamoci gli uni gli altri con amore e accogliamoci gli uni gli altri, dice il Signore in Romani, accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi. Gesù ci ha accolti in sé, ci accoglie in sé, accogliamoci noi gli uni gli altri. Il dei cieli è simile a un uomo il quale chiamò al banchetto di nozze per suo figlio tanti invitati. Il re mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma quelli non vollero venire. E di nuovo mandò altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono, li uccisero. Allora il re si indignò e disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Uscite nelle strade, quei servi raccolti da quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Grazie, Signore, perché tu ci hai riuniti qui, ci hai chiamati, e adesso la sala di nozze è piena di commensali. Signore, siamo quelli che veniamo dai crocicchi, dalle strade, dai campi,
dalle situazioni nostre. Tu ci hai chiamati così come eravamo e ci hai invitato alle nozze del tuo figlio. I primi invitati non erano degni, neanche noi eravamo degni, però tu ci hai invitati egualmente e ci hai dato la veste nuziale per sedere accanto a te e accanto agli altri al banchetto di nozze. Ti ringraziamo, Signore, questa sera che siamo a questo banchetto di nozze in cui tu ci dai a mangiare la tua parola, in cui poi noi celebreremo le nozze del tuo figlio nella carne e nel sangue. Lode e gloria a te, o Signore. Ecco, Signore, che ognuno di noi viene a te. Ecco, Signore, che ognuno di noi, come il figlio prodigo, torna al Padre. E tu, Signore, ci abbracci, così come siamo, Signore, sporchi e laceri di peccato. Tu, Signore, ci ami da sempre e sei felice di vederci ritornare a te. E non aspetti, o Signore, che noi ci possiamo ripulire, ma ci abbracci subito così come siamo. E lo stare vicino a te, o Signore, ci purificherà. E ascoltare la tua parola sarà per noi rinascere a vita nuova. E stare ai tuoi piedi, o Signore, sarà una situazione di beatitudine che nessun altro avrebbe potuto darci, o Signore. Grazie, o Signore. Signore, ti vogliamo benedire e ringraziare questa sera. Signore, un canto nuovo. Loda Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene. Le isole con i loro abitanti, esulti il deserto con le sue città, esultino i villaggi dove abitano, quelli di Kedar, lo acclamano gli abitanti di Seir, dalla cima dei monti alzino grida, viene gloria al Signore e il suo onore divulgano nelle isole. Il Signore è grande, il Signore è grande, tra tutti gli dèi. Ed egli dice, farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Io li guiderò per sentieri sconosciuti. Io trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e lui aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle. Grazie, Signore. Signore, noi cantiamo a te, ineggiamo a te, mentre tu trasformi la nostra vita. Apri, Signore, gli occhi ai ciechi, apri le orecchie ai sordi, raddrizza le gambe degli storti, rialza chiunque è caduto, perché tutti possiamo camminare con te e possiamo battere le vie che tu batti. Tu ci condurrai nella tua patria. Signore, noi vogliamo camminare cantando, inneggiando a te, perché tu sei il Signore, il nostro Redentore. Gloria e gloria a te, o Signore. Come non ringraziare? Vi ho radunati per stare insieme, per guardarvi gli uni gli altri e amarvi, per ascoltare la mia voce. Per questo siete qui, vi radunate, e adesso amatevi gli uni gli altri e cantate al vostro Dio. Dio Signore, tu ci hai adunati per stare con te e stare tra di noi, per ascoltare la tua voce e per amarci gli uni gli altri. Oh Gesù, ti ringraziamo di questa parola che tu ci hai dato. Lode e gloria per vedere i commensali. Ascolto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse, amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. O Signore, tu ci inviti
a vestire tutti qui l'abito nuziale, l'abito bello, l'abito per stare insieme con gli altri e stare con te. E per questo che in un testo che ci è stato indicato del Levitico si dice: osservate le mie leggi e mettetele in pratica, io sono il Signore che vi vuole fare santi. Oh Signore, tu vuoi che stando qui noi ci comportiamo da santi perché tu sei santo. Tu vuoi che indossiamo tutti l'abito nuziale per stare bene con gli altri alle nozze. Ti chiediamo, Signore, di donarci quest'abito nuziale, e se c'è qualcuno che non ha quest'abito nuziale, Signore, dà a tutti l'abito nuziale della grazia, perché tutti possiamo gioire gli uni con gli altri. E dà, o Signore, a tutti la grazia di osservare i tuoi comandamenti, soprattutto i comandamenti dell'amore, perché tu sei santo e ci vuoi santi. Lode e gloria a te, o Signore. C'è che siamo un popolo scelto, un popolo prediletto, lui si è legato a noi. Ed è per questo che dobbiamo sentirci legati a Lui ed essere buoni e santi, il senso è questo. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelto, non perché siete più numerosi degli altri popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente dall'Egitto, vi ha liberato dalla condizione servile, dalla mano del faraone dell'Egitto, e allora riconoscete dunque che il Signore vostro Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni. O Signore, noi ti benediciamo perché tu ci hai scelte tra tante, tu hai mandato i tuoi servi nei crocicchi, nelle strade, nelle nostre case, ci hai radunati qui come nella parabola delle nozze, e hai fatto di noi un popolo tuo, il tuo popolo. Tu ci hai scelti non perché eravamo migliori degli altri, ma per tua volontà misteriosa. Ci hai messo così ci hai ammesso al grande convito, al convito delle nozze. Ci hai fatto gustare la tua parola, e adesso ci inviti a mangiare la carne del tuo figlio Gesù, per essere rinvigoriti e per diventare tuoi, perché mangiando il corpo e il sangue di Cristo diventiamo una sola cosa con Lui e con te, e diventiamo una cosa sola tra di noi. O Signore, ti ringraziamo di questo mistero di amore, ti ringraziamo di questa chiamata. Lode e gloria a te, o Signore. Del Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione,
Parola del Signore. Un accenno a Giona, le due letture che il Signore ci mette davanti questa sera, insegnaci a pregare, dicono gli apostoli al Signore. Certamente lo avevano visto pregare tante volte, perché Gesù pregava di giorno, ma soprattutto pregava di notte. Lo avevano sorpreso in preghiera, come ci dice Marco nel primo capitolo, dopo la guarigione della suocera di Pietro. Lui la notte va e il mattino lo trovano in preghiera, e dice Luca che passava le notti nella preghiera al Signore, per cui Gesù era un uomo di preghiera. Come un buon ebreo, pregava perlomeno 3 volte al giorno, portava la tallit, cioè il mantello della preghiera, quando pregava come un buon ebreo. Ogni mattina recitava l'Hallel, il piccolo Hallel e il grande Hallel, come ogni buon israelita. Però c'era qualche cosa che sfuggiva agli apostoli, i quali avevano saputo che anche Giovanni ai suoi discepoli aveva insegnato una preghiera: insegnaci a pregare. Gesù non dà una formula di preghiera precisa. Luca ci dà una formula breve, Matteo una formula più lunga, segno che Gesù si sta ai contenuti essenziali della preghiera, ma non ha una formula fissa della preghiera, per insegnarci che sono i contenuti che contano, non è la forma che conta. È un insegnamento per noi che annettiamo qualche volta un po' magicamente, annettiamo forza alla preghiera nella sua forma, nelle sue modalità di tempo e di luogo, quasi che la forma e la modalità di tempo e di luogo siano determinanti nell'ottenere l'effetto per cui preghiamo. Gesù va al contenuto e va allo spirito. Padre nostro, ecco, il Signore vuole che preghiamo insieme. La preghiera non è mai solitaria, anche quando noi lo preghiamo per conto nostro, per i nostri bisogni, la preghiera è comunitaria. Perché Dio è Padre di tutti e tutti abbiamo bisogno, ed è sempre bene inserire
il bisogno individuale particolare nella impetrazione per tutti. Così dobbiamo intercedere per tutti, impetrare per tutti. Il nostro Dio è il Dio di tutti, è il Dio nostro. E la Santa Madre Chiesa ce ne dà un esempio nelle sue formule liturgiche. È sempre comunitaria la preghiera e viene conclusa quando è rivolta al Padre, quasi sempre, per il Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, Gesù è il Signore nostro. Diciamo a Dio: Gesù tuo figlio è nostro, è per Lui che noi ti chiediamo. Nella preghiera è sempre Cristo che prega. Anche questo è bene che noi lo comprendiamo. Non siamo noi a pregare, ma è Cristo che prega in noi, è il suo Spirito che prega in noi. Ed è qui che differisce la preghiera cristiana da qualunque altra preghiera. Una preghiera, mettiamo, di un monaco tibetano, un monaco buddista, di un sufista, di musulmano, può essere grande, bella. La preghiera di uno del Bhakti può essere piena di amore, può essere piena di pensieri belli, ma la preghiera del cristiano è la preghiera di Cristo nel cristiano, è la preghiera filiale fatta nello Spirito di Cristo, per cui sorpassa qualunque altra preghiera. Non è la formula che conta, quanto lo Spirito che conta. Noi ci uniamo a Cristo, o meglio è Cristo che ripete in noi, unico mediatore, la preghiera e il suo Spirito che prega in noi. E allora ecco che il Signore vuole che noi preghiamo nel suo Santo Spirito. Ci dice Giuda, apostolo, San Giuda, pregate mediante lo Spirito Santo. E qual è il contenuto della preghiera? Ecco, San Luca è più breve, ma i contenuti essenziali. Ci dice che innanzitutto dobbiamo domandare alla gloria del Padre, il regno di Dio, la volontà di Dio, così che noi ci sintonizziamo con Cristo che cerca la gloria del Padre. Siamo stati creati per la gloria di Dio. E la prima domanda che facciamo è di essere trovati nella volontà di Dio e che il regno di Dio si verifichi dentro di noi e attorno a noi, perché noi cerchiamo la gloria del Signore. Siamo stati creati per la lode di Dio. L'uomo è stato creato per conoscere, amare e lodare Dio. Il più grande servizio che possiamo rendere al Signore è lodarlo. Noi siamo i lodatori di Dio e lo siamo in Cristo Gesù, che è lode della sua gloria. Noi ci innestiamo in Lui. Ecco l'altezza, la grandezza, la forza della preghiera.
E poi chiediamo per noi, cosa chiediamo per noi? Il pane quotidiano. Per cosa? Il pane quotidiano, la remissione dei peccati e il sostegno nella tentazione. Le tre cose più importanti per noi. Il pane quotidiano perché dobbiamo riconoscere che tutto ci viene da Dio. Ed è a Dio che dobbiamo rivolgere gli occhi quando abbiamo bisogno, ma sempre abbiamo bisogno di Lui. La domanda centrale, che poi viene ripresa nel perdono che dobbiamo dare, è il perdono dei peccati. Perdonaci i nostri peccati, perché Dio deve perdonarci? Perché noi gli abbiamo perdonato ad ogni nostro debitore, cioè noi motiviamo la richiesta del perdono di Dio dal fatto che noi abbiamo perdonato. Questa parolina, perché, che è tradotta anche come, ha il senso vero in qui, perché noi abbiamo perdonato. Anche in Matteo, testo greco, è questo il senso, perché noi abbiamo perdonato, poiché noi abbiamo perdonato. Siccome noi abbiamo perdonato, così anche tu devi perdonarci. Per cui il presupposto del perdono di Dio è che noi abbiamo perdonato. Se noi non perdoniamo, non possiamo chiedere al Signore il perdono. Quante volte la nostra preghiera è falsa? E comunque non può arrivare a Dio, perché è una preghiera nelle menzogne. Noi non abbiamo perdonato. In fondo al cuore non c'è il perdono completo, sincero, a tutti quelli che ci hanno fatto del male. Conserviamo il rancore verso gli altri, il ricordo del male ricevuto. Noi non distruggiamo il peccato degli altri verso di noi col perdono. Noi cioè non dimentichiamo facilmente l'offesa ricevuta. Non è così il perdono di Dio. Dio distrugge. Noi non distruggiamo, noi rimuoviamo, accantoniamo. Non ne parliamo più, non ci pensiamo più, ma è accantonato il ricordo, è accantonata l'offesa, il più delle volte, tant'è vero che al momento opportuno la riassumiamo, la risuscitiamo, la vivifichiamo, ma tu l'anno scorso mi hai fatto questo, questo e questo. Non posso dimenticare quelle che tu mi hai detto, quelle che tu mi hai fatto. Sì, io ti ho perdonato, però, abbiamo accantonato, ma non abbiamo perdonato di cuore. Ora, se Dio dovesse fare come facciamo noi, guai per noi, se Dio accantona i peccati, li rimuove per un momento e poi ci ricarica addosso, noi siamo rovinati. E allora noi dobbiamo perdonare come Dio perdona. Per cui cerchiamo di essere veritieri con Dio quando preghiamo. Perdona, Signore, i miei peccati. Perdonaci tutti i peccati. E dobbiamo chiedere perdono dei peccati di tutti. Perché tutti formiamo il corpo del Signore.
tutti dobbiamo essere solidali con gli altri nel chiedere il perdono. Signore, perdonaci i nostri peccati. Ossia, la richiesta del perdono per noi, mettiamo anche il perdono per gli altri. Il buon Dio, dandoci il perdono dei peccati a ciascuno di noi, è più proclive a perdonare gli altri, perché la preghiera fatta a Dio perché perdoni gli altri è una preghiera molto efficace. Più noi chiediamo di perdonare gli altri, più il buon Dio perdona noi. E poi ricordiamoci di quello che ho detto, è la preghiera di Cristo, il mediatore della nuova alleanza, colui che si è offerto per il nostro riscatto, è lui che grida al Padre: Padre, perdono loro perché non sanno quello che fanno. Inseriamoci nel perdono di Cristo, ma siamo sinceri con Dio, sinceri con Dio. Perdonaci, oh Padre, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Dio perdona sempre. Siamo noi a non perdonare. Quando noi ci pentiamo, Dio ci perdona. Quando anche un grande peccatore si pente, Dio perdona. Anzi, se si fa festa in cielo, è la gioia di Dio. È la gioia di Dio quando un peccatore si pente, quando Dio può farla da Dio, quando Gesù può farla da Salvatore, allora è la gioia di Gesù, è la gioia del Padre. Guardate che succede a Ninive. Giona è uno che ragiona come noi, un po' come noi, è il giustiziere. Dio è stato offeso dagli inimici, Dio deve far cadere la città, deve seppellire gli inimici perché hanno peccato contro di lui. E lui grida ancora 40 giorni e Ninive cadrà, e poi si metterà sul cucuzzo dalla montagna, aspettando così, con le mani conserte. Dio è di parola, deve essere di parola. E aspetta che crolla la città, debbano tutti morire. Dio non la pensa così. Dio ha compassione, Dio è proclive al perdono. Ecco chi è il nostro Dio, come siamo miserabili noi peccatori, che tante volte ci facciamo giustizieri degli altri, invochiamo sempre giustizia. Giustizia, giustizia, anche contro i poveri peccatori, anche contro i malfattori, anche contro quelli che sono incarcerati. Giustizia, giustizia. Siamo stati derubati, giustizia. Hanno ammazzato, giustizia. Non la penso così Gesù. Gesù chiede perdono. Gesù chiede misericordia. Non chiediamo vendetta. Chiediamo perdono, chiediamo misericordia e non sbagliamo mai. Non chiediamo giustizia né a Dio né agli uomini, perché il nostro Dio non ci ha insegnato così. Padre, perché uomo è quello e uomo sono io, come siamo peccatori davanti a te, Padre. Piangiamo per i peccati degli altri, non chiediamo misericordia, ma non chiediamo mai vendetta. La vendetta spetta a Dio, a me vita, a me la vendetta. Così è scritto. Amen. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è il fondamento della nostra fede, il nutrimento della nostra speranza e via di carità.